Ciao ragazzi, bentornati al canale di Muscoli a Vita. Oggi parliamo di come aumentare la massa magra e come bruciare i grassi allo stesso tempo. Scusate se parlo a bassa voce, ma sono in ufficio, non voglio fare troppo casino, che sennò il mio capo mi becca. Insomma, iniziamo con questo discorso. La teoria è che tutti pensano che si possa aumentare la massa muscolare e bruciare i grassi allo stesso tempo. In realtà è molto difficile, però è vero che è possibile, è stato provato dalla ricerca, che è possibile, anche se è un processo lento, ma può accadere in determinate situazioni. Quali sono queste situazioni? La prima, se sei un principiante, se tu stai appena iniziando, allora è possibile che riuscirai a aumentare la massa magra e a bruciare i grassi allo stesso tempo. La seconda situazione è se sei un ex atleta o comunque un ex sportivo, e in passato ti sei allenato, hai fatto pesi, magari andavi in palestra e hai interrotto per un certo periodo di tempo e ora stai riprendendo. Quando rinizi, riuscirai rapidamente a rimettere su tutta la massa che avevi prima, si chiama muscle memory. E quindi in queste due determinate situazioni, se sei un principiante, un atleta che rinizi e riprendi con l'allenamento, allora molto probabile e possibilissimo per te aumentare la massa magra e diminuire i grassi allo stesso tempo. Per tutti gli altri è un po' più complicato. Perché? Perché ci dice la scienza che per bruciare grassi dobbiamo effettivamente essere in un deficit calorico, ovvero dobbiamo consumare meno calorie di quante ne abbiamo bisogno. E al contrario, per aumentare la massa muscolare devi effettivamente essere in un surplus calorico. Lo puoi anche fare a un livello di calorie di mantenimento, ma sarà un processo veramente lento. Quindi, come vedi, è molto tosto dal punto di vista sia scientifico che fisiologico. Perché? Perché per bruciare i grassi devi stare al di sotto del tuo fabbisogno giornaliero, mentre per aumentare la massa muscolare devi stare al di sopra. Quindi sono in teoria due obiettivi contrastanti. In realtà è stata trovata una soluzione che ho testato anch'io in pratica e che mi ha permesso di fare entrambe le cose, anche da un punto di vista più avanzato, 2-3 anni dopo che ho iniziato ad allenarmi, che in teoria non si vedono molti casi in cui dove è possibile, ma io l'ho provato e con questo metodo riesci più o meno a ottenere entrambi i benefici e fare entrambe le cose allo stesso momento. E partendo dal presupposto che io consiglio a tutti di dividere le due cose separatamente, quindi vedere su un, metti che tu ti vuoi allenare per un anno, prendi, io ti consiglio di fare 6 o 7 mesi di fase di presa di massa seguita poi da 5-6 mesi di dove, in cui bruci i grassi che hai accumulato anche magari durante la presa di massa. Quindi io parto da questo presupposto, io consiglio a tutti di dividere queste due cose in tempi separati. Però se proprio insisti e ad esempio sei contento del tuo peso in questo momento e vuoi solo, diciamo, aumentare la definizione e diventare un po' più muscoloso, allora ti consiglio di seguire questo che ti dico in questo momento. Praticamente il metodo è il seguente: nei giorni in cui ti alleni, mangerai al tuo fabbisogno calorico più un 200-300 calorie di surplus, così che nei giorni in cui ti alleni permetterai al tuo corpo di investire queste calorie in più nel costruire i muscoli. Nei giorni di riposo, invece, diminuirai le calorie al di sotto del tuo fabbisogno giornaliero, effettivamente stando quindi in un deficit calorico, diminuirai di 200-300 calorie. Quindi, ricapitolando, nel corso della settimana ci saranno alcuni giorni, i giorni in cui ti alleni, dove mangerai oltre il tuo fabbisogno giornaliero. In questi giorni costruirai o massimizzerai lo sviluppo dei muscoli. Mentre nei giorni di riposo, dove magari non fai esercizio fisico, quindi non hai bisogno di tutte queste calorie in più, mangerai in un deficit calorico, mangerai meno del tuo fabbisogno giornaliero e quindi in questi giorni favorirai la perdita di peso e soprattutto brucerai i grassi. Quindi farai dei giorno dopo giorno, un giorno ad esempio se ti alleni 3 volte a settimana, farai 3 giorni a settimana dove mangerai in un surplus e quindi userai quelle calorie in più per costruire la massa, e i restanti 4 giorni sarai a dieta dove brucerai i grassi. In questo modo riuscirai dopo, in un periodo di tempo determinato, a effettivamente aumentare la tua massa muscolare e diminuire e bruciare i grassi allo stesso tempo. Come ultima cosa voglio ripetere, è molto difficile fare entrambe le cose, soprattutto perché rallenti molti entrambi i processi, quindi perdi il tasso di presa di muscoli e o di bruciare i grassi, il tasso è rallentato, però puoi, se sei felice del tuo
peso forma attuale, puoi decisamente farlo se inizi a mangiare di più nei giorni in cui ti alleni e mangiare di meno nei giorni di riposo. E niente, questo è il messaggio che volevo darvi oggi. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, che sto filmando qua in ufficio, quindi sto facendo per voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e non vi siete ancora iscritti e vi piacciono i video che faccio. Provo a mettere fuori video informativi. Scusate se non mi faccio vedere troppo io in palestra, ci ho provato, ma è difficile qua in Inghilterra filmarsi in palestra, quindi per ora sto facendo solo i video informativi. Grazie mille, buttaci un like, non ti dimenticare, e condividi con chi vuoi. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!